Benvenuti. Oggi parleremo di Edgar Allan Poe. Nasce nel 1809 da genitori attori. Infatti si pensa che il nome Edgar provenga dal Re Lear di Shakespeare che stavano mettendo in scena i genitori l'anno della sua nascita, mentre l'appellativo Allan proviene dalla famiglia di scozzesi che l'ha adottato in quanto è divenuto orfano molto giovane. La sua passione per la rima, la poesia e la musicalità delle parole arriva sin da piccolo e molto giovane, infatti, inizia a scrivere poesie. A soli 18 anni pubblicò la sua prima poesia, mentre a 22 anni decise di vivere soltanto con la sua arte di scrittore. Nonostante le difficoltà che stava subendo l'editoria in quel periodo, ovviamente non per gli editori, ma per gli scrittori. Negli ultimi anni della sua vita, a causa dei numerosi dispiaceri subiti, si diede al consumo di oppio e l'abuso di alcol. Un uomo eclettico, da numerosi interessi, fu anticipatore del genere horror. Tra le sue poesie dello stesso genere gotico spicca Il Corvo, mentre tra i racconti dell'incubo e del terrore ricordiamo Il ritratto ovale, Il cuore rivelatore ed Il gatto nero, da cui andremo a leggere poche brevi righe. Per il più folle e insieme più semplice racconto che mi accingo a scrivere, non mi aspetto né sollecito credito alcuno. Sarei matto ad aspettarmelo in un caso in cui i miei stessi sensi respingono quanto hanno direttamente sperimentato. Matto non sono e certamente non sto sognando, ma domani morirò e oggi voglio liberarmi l'anima. Avevamo uccelli, pesci rossi, un grazioso cane, dei conigli, una scimmietta ed un gatto. Quest'ultimo era un animale grande e molto bello, tutto nero, e intelligente al massimo grado. Parlando della sua intelligenza, mia moglie, non aliena da una certa superstizione, faceva frequenti allusioni all'antica credenza popolare che vedeva i gatti neri come delle streghe travestite.